Buonasera a tutti i telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati con questo appuntamento speciale di Book Crossing che va a concludere questa seconda edizione delle Char TV Week di Le Fonti, che ha visto alternarsi tantissimi ospiti, tantissimi spunti e idee per il futuro del mondo del lavoro, perché Covid-19 ci ha messo ancora di più davanti alla necessità di ripensare il futuro del mondo del lavoro. Ebbene, oggi lo facciamo. Prima con un'autrice e poi con un altro autore esperto comunque sempre di tematiche collegate al mondo del lavoro. Ma direi di partire con Silvia Zanella, che è la manager, autrice, nonché esperta di futuro del lavoro, che ha scritto questo libro che vedete qui accanto a me. Il futuro del lavoro è femmina, edito da Bompiani e freschissimo di stampa. Ho l'immenso piacere di avere qui con noi Silvia Zanella. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, Silvia, abbiamo detto il futuro del lavoro è femmina, però come si dice fin dall'inizio, dall'introduzione, questo non vuole essere una categoria per cui escludiamo il maschile. Tutt'altro, l'idea è che le competenze che serviranno e che servono per il lavoro del futuro, ovvero le cosiddette soft skills, quindi più di natura relazionale, empatica e umana, sono tipicamente, propriamente femminili. È da qui che sei partita un po' per l'idea di questo libro. È così? Sì, diciamo che il titolo è volutamente forte, ma perché voleva in qualche modo scardinare una visione del futuro del lavoro molto legata alla tecnologia e all'aspetto hardware, quindi come gli impatti tecnologici sarebbero andati in qualche modo a provocare delle conseguenze sulla natura del lavoro da un lato, ma anche sulla vera e propria perdita di occupazione, quindi anche uno scenario più macroeconomico. A mio avviso serviva una lettura del futuro del lavoro femminile per tre motivi. La prima è appunto legato alle competenze, quindi una necessità di defocalizzarsi dalle competenze esclusivamente hard, quindi tecniche e verticali, che ovviamente diamo per scontate, ma che sono anche quelle più a rapida obsolescenza, che quindi conseguentemente non possono, come dire, che finire velocemente nel dimenticatoio. Mentre altre virtù e altre attitudini, atteggiamenti più propriamente umani, non tanto soft, sono quelli che ci aiuteranno invece a superare anche questa crisi, in quanto da un lato non replicabili e dall'altro perché più efficaci a un mondo del lavoro molto complesso. Poi c'è un secondo motivo che è legato ai modi di lavorare che prevedono e implicano una diversa gestione del tempo, dello spazio, dell'identità, delle relazioni e del modo stesso di cercare un lavoro. E anche qui un occhio al femminile significa di nuovo andare a vedere quelle cose in sottotraccia, diciamo, che non sono le macro categorie che solitamente vengono utilizzate. È una visione, diciamo, più con la lente di ingrandimento che va a focalizzarsi su come il futuro del lavoro impatta sulla vita delle persone. E quindi di nuovo una maggiore attenzione all'inclusività, all'empatia, all'ascolto, al dialogo, a un minor dirigismo, un minor accentramento delle informazioni, risultano, a mio avviso, più complete e più efficaci per in qualche modo affrontare le sfide dell'immediato futuro. Da ultimo, il futuro del lavoro è femmina proprio perché non è sufficiente una visione che tenga soltanto in considerazione gli aspetti legati alla tecnologia. Serve invece un punto di vista che sia in qualche modo più legato a come vivono le persone questi cambiamenti, a come li approcciano culturalmente, individualmente come organizzazioni e che possono aiutarle a disegnare questo futuro del lavoro che lo abbiamo visto in questi mesi è ancora tutto da costruire. E infatti su questo e poi su una delle parole chiave di questo periodo, abusate e spesso non attuate anche nella maniera corretta, ovvero smart working, avremo modo di occuparci anche nella seconda parte di questa chiacchierata anche con l'altro nostro ospite. Prima stavamo vedendo, insomma, una citazione, una riflessione anche attraverso il libro che condensa poi anche nelle sue conclusioni una serie di parole che vengono messe in contrapposizione, 10 parole che equivalgono a 10 atteggiamenti positivi versus magari
vecchio stampo e quindi non propriamente adatto al futuro del lavoro, che condensano, come dicevamo, appunto i temi del libro. Qui stavamo leggendo proprio una citazione sul fatto che le aziende del passato sono contraddistinte da rigidità, verticismo e accentramento. Quelle del futuro saranno caratterizzate da fluidità, orizzontalità e interdipendenza. E non è un caso che nel libro Silvia Zanella vada ad identificare proprio alcuni aspetti, dall'incipit sul futuro del lavoro e femmina a il tempo, lo spazio, le relazioni, l'identità, la ricerca del lavoro. Quindi parole chiave semplici ma che condensano in sé il fulcro di quella che è poi la vita lavorativa e professionale. In qualche modo mi faceva piacere avere delle categorie che rientrassero poi nella vita di tutti noi, che quindi fossero molto risuonanti positivamente, che quindi ci permettessero anche di poter avere un'applicabilità. E dall'altro lato mi piaceva spostare l'accento su appunto da modelli organizzativi classici che hanno funzionato perfettamente in un'epoca industriale poco globalizzata e poco interdipendente, che invece risultano, a mio avviso, più in difficoltà in questo periodo, non solo rispetto al 2020, ma proprio anche rispetto a questo nuovo millennio di fatto. Quindi un approccio che vede nella flessibilità, nell'adattabilità, nella duttilità delle chiavi, come dire, di entrare in relazione con gli altri in maniera più flessibile e più moderna, se vogliamo, e che in qualche modo contrastano con quelle che sono state caratteristiche distintive delle imprese e delle organizzazioni. Pensiamo banalmente al modello command and control, che non a caso deriva dal gergo militare, in cui fondamentalmente esiste un organigramma piramidale in cui c'è qualcuno che decide e qualcun altro che esegue, senza mettere poi in realtà in relazione tutte le varie cose che accadono, banalmente perché non ci sono le informazioni e gli strumenti. A mio avviso questa interdipendenza va gestita proprio per permettere a tutti comunque di poter dare il proprio contributo e poter far circolare le informazioni e l'innovazione. Ecco, l'innovazione è sicuramente una parola chiave. Spesso, insomma, si è cercato di fare questa sorta di dicotomia tra macchina e uomo. In realtà vediamo che l'integrazione c'è. Ovviamente è sempre la questione delle cosiddette soft skills rispetto alle hard skills, ma su questo anche ci ritorneremo. Un'altra citazione dal libro è quella che stiamo vedendo. A fronte del declino dei white collars, ovvero i ruoli impiegatizi, e del tracollo dei blue collars, gli operai, sembra essere meno a rischio la categoria dei pink collars, vale a dire chi svolge lavori di cura. Ecco, commentiamo, perché a maggior ragione in un periodo come questo la cura è una parola, insomma, buon Battiato ci ha scritto anche un pezzo meraviglioso, ma lo abbiamo visto anche concretamente quanto è stato importante in questi mesi difficili. Silvia, aspetta che non ti sentiamo. Non ti sento, aspetta. Abbiamo forse qualche problema di connessione. Abbiamo qualche Ciao. problema di Quindi siamo connessione? continuati in questa Proviamo. situazione. Mi sentite? Adesso ti sentiamo, sì, però vediamo se il collegamento, altrimenti, ok, vediamo se adesso abbiamo parlato proprio della tecnologia, che a noi in questo periodo ci è stata tanto utile, ma ogni tanto può avere anche dei momenti di defiance, quindi l'umano resta fondamentale, è così, cioè l'utente. Assolutamente, anche la capacità di improvvisare rimane Ecco. fondamentale. No, però ho sentito credo quasi tutta la domanda. Allora, per tutti noi è stato sempre molto chiaro che cosa fa un blue collar, quindi diciamo la classe operaia, cosa fa un white collar, quindi la classe impiegatizia, che man mano diventa sempre più di knowledge working, quindi dove l'intelligenza e le risorse intangibili diventano fondamentali per fare un buon lavoro. Ci stiamo chiedendo quale sarà il ruolo dei pink collars, ovvero di chi si occupa prevalentemente di attività di cura. E la domanda un po' provocatoria che faccio è: siamo davvero pronti a farci truccare da un robot?
siamo davvero pronti ad affidare un nostro caro a appunto a un automa laddove questa persona abbia bisogno, per esempio, di prestazioni infermieristiche. Ecco che l'attività, che nel caso dei blu e dei white collars è abbastanza replicabile, cioè la singola mensione può essere molto, molto facilmente automatizzata in gran parte dei casi. Ecco che nei lavori di cura, dove serve l'empatia, dove serve davvero la gestione dell'emozione, la gestione delle relazioni, la gestione delle aspettative altrui, diventa molto più complicato da riprodursi. E quindi in quel caso, diciamo, il livello minimo di servizio non è tanto legato alla singola mansione, ma a come tu mi accompagni a un momento importante, che sia da un lato l'organizzazione di un matrimonio, quindi mi trucchi in una certa maniera, o viceversa, devi accompagnare, diciamo, una persona a me cara, per esempio, in un percorso di malattia terminale, no? E quindi chiaramente, chiaramente si tratta di estremizzazioni e di come dire, volute provocazioni, però il tema è che quel tipo di attività non si esauriscono nell'attività in sé, ma chiaramente anche nell'attitudine delle persone che le svolgono. E sono, se andiamo a vedere, spessissimo professionalità, diciamo, a forte connotazione femminile, le infermiere, appunto le truccatrici, le parrucchiere, le maestre, tutti quei lavori che in qualche modo vedono nella relazione un input fondamentale. Ecco, un'altra domanda che volevo fare, collegata proprio ad un contenuto del libro. A un certo punto viene citato il termine womenomics, che è un neologismo che è stato coniato nel 2006 dall'Economist, proprio per definire la teoria economica secondo la quale il lavoro delle donne è oggi è il più importante motore dello sviluppo mondiale, per cui lo stipendio della donna arricchisce la ricchezza familiare. E le donne che lavorano, se hanno accesso ai servizi, fanno più figli. Quindi raccontiamo un po' di più che cos'è questa Womenomics e quanto dal 2006 e oggi di passi eventualmente avanti sono stati fatti. Allora, quello che risulta interessante è quanti pochi ne fossero stati fatti in precedenza e quanto poco fosse tematizzata la cosa in precedenza. Ricordiamoci che la grande disparità sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro è legata da un lato alla totale sperequazione dei carichi di lavoro di cura familiare e domestica che esiste attualmente, che esiste da sempre nelle famiglie e nelle coppie, il che pregiudica quasi, quasi, diciamo, in senso assoluto o la partecipazione o comunque la possibilità di fare carriera. Lo abbiamo visto anche in particolare in questo momento del Covid, ne abbiamo avuto la controprova molto diretta. Se c'era qualcuno che doveva rinunciare al posto di lavoro, era il 99% la donna, in assenza di scuole aperte, ovviamente. A prendere il congedo Covid sono state le donne, a prendere la cassa integrazione laddove fosse offerta sia all'uomo che alla donna sono state sempre più donne. Quindi è chiaro che a monte una mancanza di welfare pubblico che sia in grado di garantire diciamo, tutti i servizi del caso, che poi appunto nella fattispecie del Covid sono stati ancora più complicati, e dall'altro nel mancato equilibrio diciamo, tra i carichi di cura, questo prevede una mancata creazione di ricchezza, non solo dal punto di vista della realizzazione delle donne nella loro professionalità, ma anche in termini proprio di PIL. E qui diciamo, le ricerche abbondano rispetto alla totale mancanza di ricchezza prodotta, ma anche in senso proiettivo come dire, a una diversa ridistribuzione della ricchezza nella popolazione. E infatti, appunto, veniva citato questo tema, se anche dalla regia possono mostrare qui un pezzo, ad esempio, uscito recentemente anche su Panorama, il coronavirus ha aumentato il gap tra donne e uomini sul lavoro, con insomma, la menzione anche di diversi studi recenti e anche il Global Gender Gap Report del 2020 del World Economic Forum. Il libro stesso di Silvia Zanella è ricco di visioni. Ci dicevamo prima, magari in una conversazione pre-puntata, visioni ma anche dati a supporto, report di diversa natura e insomma fonti che
arricchiscono e danno ulteriore peso alle considerazioni che vengono fatte all'interno di questo libro, che poi ha delle indicazioni poi pragmatiche di applicazione proprio all'interno delle strutture lavorative aziendali. Secondo lei, ho usato un po' il tuo e un po' il lei, con Silvia, ho fatto un mix. Che cosa può essere fatto immediatamente in questa fase? Allora, secondo me abbiamo un'enorme possibilità davanti a noi, un'enorme opportunità. Il Covid di fatto ci ha fatto partecipare a un laboratorio di futuro del lavoro e ha fatto venire al pettine un sacco di nodi organizzativi, manageriali, individuali, rispetto anche alle nostre priorità. Abbiamo l'occasione di disegnarlo questo futuro del lavoro, non è vero che è predeterminato, chiaramente dipende molto da come andrà anche l'economia. Ma sicuramente le relazioni all'interno degli uffici, all'interno delle organizzazioni, sicuramente il modo in cui ci poniamo rispetto alla nostra identità professionale può essere fortemente rivisto alla luce di questi avvenimenti. Dall'altra parte è anche molto vero che non serviva il Covid per avere persone assolutamente insoddisfatte e della loro vita professionale e del rapporto con i loro capi. Rapporto spesso, come dire, conflittuale o difficile, che rappresenta la ragione numero uno per cui le persone poi lasciano l'azienda. Non c'è pacchetto retributivo così allettante quanto sapere di avere qualcuno che dall'altra parte ti valorizzerà. Quindi quello che possiamo fare è un'analisi e una presa di coscienza molto forte, capire davvero dove vogliamo farle andare queste organizzazioni, se siamo manager o abbiamo responsabilità di team. E capire dall'altra parte che tipo di valore vogliamo dare al nostro lavoro. Vogliamo che sia un valore puramente funzionale, perché ci interessa banalmente e giustamente, anche legittimamente, soltanto lo stipendio. Vogliamo avere un impatto sulla società. Non dimentichiamoci che rispetto alle generazioni precedenti, quelle che si stanno affacciando adesso hanno, per fortuna dico io, un desiderio di avere, diciamo, un'impronta, di lasciare un'impronta sulla società molto più forte di quanto potesse averlo la mia, e per non parlare di quelle più anziane della mia. Quindi quello che possiamo fare concretamente è davvero prendere contezza e prendere consapevolezza di come vogliamo gestire il nostro tempo, di che cosa significa, per esempio, andare a lavorare in ufficio versus lavorare da casa, laddove ovviamente sia possibile, perché non è fattibile per tutti i mestieri. Capire che valore vogliamo dare al nostro team e al nostro lavorare in team, che non sia soltanto una bella parolina da mettere nelle slide, ma capire davvero come vogliamo far lavorare l'intelligenza nostra, non quella artificiale, all'interno delle organizzazioni. Stavamo vedendo proprio anche alcune immagini legate a un TED Talk per la Darsena che appunto hai realizzato la scorsa estate, se non sbaglio, e che proprio sul futuro del lavoro è femmina e che poi è scaturito anche all'interno di questo libro. Per cui anche in questo caso un percorso che poi ha avuto e ha ancora varie facce. Ricordiamo che tra l'altro il libro è freschissimo di stampa, mi sembra sia uscito il 24 di Giugno, sì, giugno, 10 giorni fa. quindi insomma siamo proprio tra i primi a poterne Decisamente. parlare e ce ne fa molto piacere. Io a questo punto introdurrei, non per una questione di parità di genere, che potrebbe essere anche troppo scontato dirlo, in questo contesto già più al femminile, ma un altro ospite che interverrà e dialogherà con noi e ci fornirà altri spunti e contributi, vista anche la propria e la sua appunto expertise. Ho infatti il piacere di introdurvi Giuseppe Caliccia, direttore scientifico di CESO. Ecco, lo stiamo vedendo già prontissimo. Buonasera, buonasera a tutti quanti, è un piacere. Buonasera Giuseppe, immagino che insomma ci abbia sentito nella conversazione. Tra l'altro anche Giuseppe, autore di un libro sull'employer branding, tra l'altro tema che ecco appunto la guida pratica all'employer branding edito da Franco Angeli, quindi insomma due autori abbiamo il piacere oggi di avere. So che Giuseppe vorrebbe già fare una domanda a Silvia, magari proprio per introdurre, anche se prima
giustamente magari diciamo anche quello di cui si occupa all'interno di CESOP, che ha una view privilegiata su tutto ciò che riguarda i cambiamenti nel mondo del lavoro. Allora, sì, CESOP è un'azienda che si occupa di seguire tutto quanto il processo di assunzione, dalla notorietà dell'azienda come luogo di lavoro, l'accompagna con servizi e prodotti fino all'onboarding, cioè fino all'accoglienza che l'azienda fa del candidato quando lo sceglie, e poi segue anche tutti quanti i percorsi sia di carriera professionali che quelli che riguardano invece la formazione. All'interno di questo percorso io mi occupo principalmente della parte scientifica di employer branding e quindi degli aspetti che riguardano la notorietà e l'attraction dell'azienda come luogo di lavoro rispetto a molti pubblici, i dipendenti, i candidati, potenziali candidati, ma anche le istituzioni e i clienti, perché non ci dimentichiamo che l'employer branding è un'attività di branding, quindi rientra all'interno di quello che è il branding istituzionale o va a completare. All'interno di questo processo io mi occupo sia di tutta quanta la parte di ricerca scientifica. Noi abbiamo un osservatorio permanente che è partito nel 2002, il Best Employer of Choice, che è il cuore del testo che guida pratica l'employer branding, perché all'interno del gruppo sono preoccupato di presentare una parte teorica e poi il cosa si deve fare e soprattutto come si deve fare. Quindi il nucleo fondamentale è anche questa ricerca che si tiene ogni anno su un campione rappresentativo di neolaureati. Noi questa ricerca la facciamo solamente sui neolaureati, cioè laureati ad un anno dall'uscita, al massimo un anno dall'uscita dagli atenei, e facciamo un'indagine sia sociale, e quindi l'approccio che hanno con il mercato del lavoro e con la permeabilità e l'impermeabilità del mercato del lavoro a seconda della provenienza e della formazione, e poi una seconda parte invece che è prettamente di employer branding, quindi una valutazione delle aziende maggiormente preferite come luogo di lavoro e del perché sono preferite. Proprio all'interno della parte sociologica è interessante sposare quello che dice la dottoressa Zanella, perché uno degli aspetti che in Italia, perché il dato che io ho è un dato italiano, in Italia crea problemi per l'immissione delle donne all'interno del mercato del lavoro è che le aziende italiane o le multinazionali che operano in Italia hanno una preferenza per l'assunzione principalmente di ingegneri. Hanno soprattutto ingegneri informatici, informatici puri, ingegneri elettrici, ingegneri chimici. Le donne da sempre hanno invece all'interno dell'universo statistico del femminile una preferenza per le facoltà più legate all'umanistico giuridico e in parte all'economico statistico. Per le materie tecnico-scientifiche vediamo che c'è una concentrazione delle donne soprattutto nelle materie scientifiche pure, che possono essere appunto matematica, ma anche biologia, il chimico-farmaceutico è molto interessante, però sull'ingegneria le donne sono ancora la metà a uscire fuori dal percorso di formazione. E quindi è più difficile per loro. Sì. È più difficile perché chi ricerca personale ha questa richiesta, che è una richiesta di hard, e il soft, le soft skill sono ancora Giuseppe, considerate. Giuseppe, aspetta, chiedo scusa un secondo perché abbiamo un forte ritorno di audio, quindi bisogna abbassare notevolmente perché. Ho bassissimo, Ok. ho proprio, è quasi zero. Ok, no, così siamo sicuri che appunto si senta bene. Si diceva appunto a proposito delle hard e soft skill. C'è una scelta a priori delle donne che si iscrivono maggiormente a facoltà di minor interesse per le aziende, perché le aziende si stanno occupando e sono attratte principalmente da neolaureati, io parlo di neolaureati in questo caso, che provengono da facoltà molto tecniche, richiedono molto questo tipo di laureati, che siano ingegneri, che siano provenienti da tutto quanto il comparto STEM. È vero anche che stanno aumentando le donne che si iscrivono e che si laureano e hanno superato abbondantemente il numero degli uomini, e quindi questa diversità
differenza per quanto riguarda i numeri assoluti si sta assottigliando, perché anche se le donne all'interno dell'universo statistico femminile si concentrano maggiormente nelle materie umanistico-giuridiche, però aumentando di numero cominciano ad avvicinarsi come laureate in materie tecnico-scientifiche alla numerosità degli uomini. E proprio in questo contesto le aziende cominciano a concentrarsi sul femminile. C'è una ricerca molto importante delle donne, tanto che richiedono fiere del lavoro, job meeting concentrati sulle donne. CESOP adesso farà una fiera del lavoro dedicata agli ingegneri donna, proprio perché viene, c'è proprio questa richiesta molto forte, e oggi proprio abbiamo tenuto un Inclusion Day, quindi esiste questa esigenza, ci arriveremo, sarà effettivamente il futuro, però a mio parere bisognerà ancora fare un po' di strada. Un po' di strada anche per il sistema paese, che si dovrà adeguare. Assolutamente. E questo mi piacerebbe sottoporre una questione per confrontarsi, dottoressa Zanella, rispetto all'aziendale, perché proprio questo concetto della soft skill rientra comunque in un percepito che l'azienda deve avere del suo essere struttura e del suo essere insieme di risorse umane. E quindi quanto è importante, quanto sarà sempre più importante concentrarsi sulle attività di studio del bilancio delle competenze e anche del clima interno, per poter comprendere come migliorare, ottimizzare i processi produttivi, ottimizzare la vita in azienda e seguire il percorso che la dottoressa traccia. Giro la domanda a Silvia. Grazie mille, dottor Caliccio, per la domanda, che è molto interessante, grazie anche per i dati che ha dato. Chiaramente noi, come dire, traiamo e tratteggiamo delle linee di tendenza, in qualche modo ci auguriamo che tratteggiandole poi le faremo anche accadere, no? Quindi chiaramente il percorso non succede nel giro di poco tempo, ma credo che sia abbastanza chiaro a tutti che c'è in corso un sommovimento tellurico. Per quanto riguarda la questione delle hard skills, chiaramente non è che improvvisamente non importino più, anzi, le hard skills sono talmente importanti da essere date per scontate, cioè se non ce le hai non ti prendo proprio, quindi in una qualche misura il dato sugli ingegneri non mi stupisce, proprio perché va nella direzione di avere in casa delle qualifiche che in qualche modo sono garanzia di una qualche qualità del percorso di studi. Però appunto, come dicevamo, non sono sufficienti, perché quello che studiava probabilmente un ingegnere 20 anni fa per molti aspetti è ancora valido, ma per altri ha dovuto necessariamente essere oggetto di ripasso e di ritorno sui banchi di scuola. E allora quello che conta da un lato è la predisposizione a imparare continuamente e la predisposizione a rimettersi in discussione davvero dalle fondamenta, e dall'altra parte un'attenzione appunto a quelle caratteristiche più legate al come la singola persona si sposa bene con l'organizzazione. Ed è qui che entrano in gioco le due tematiche a cui faceva riferimento lei, i due strumenti. Da un lato un bilancio delle competenze che ci permetta di capire cosa sanno fare le persone, ma anche che atteggiamento hanno, come pensano, come si relazionano con gli altri, perché chiaramente mentre una competenza tecnica in qualche modo la supplisco, hai una laurea, non sai quel singolo linguaggio SAP, benissimo, te lo faccio imparare. Investo sulla tua formazione e tecnicamente un anno, due anni, sei di nuovo, come dire, di nuovo a pieno nei giri, no? Mentre se non hai predisposizione alla comunicazione, non hai la predisposizione al lavoro in team, non hai la predisposizione a tutta una serie di cose che sembravano delle simpatiche figurine fino a un po' di tempo fa, adesso, specialmente con il Covid, sono diventate essenziali, perché se tu, come dire, non eri in qualche modo incline all'ascolto, capace di chiedere banalmente come stai, ti sei perso tutto il team in questi 4 mesi, cioè hai fatto un'operazione fantastica di demotivazione globale, no? Quindi da un lato il bilancio delle competenze ci aiuta a sapere che tecnicalità ho in casa e investirci, ma dall'altra parte mi aiuta anche a promuovere certe attitudini e certi atteggiamenti che sono molto più intangibili, ma che si sono rivelati molto più importanti, proprio perché anche non replicabili. E quindi il bilancio delle competenze è sicuramente uno strumento, quali con gli altri, insomma, legati alla valutazione delle competenze, che non tramonterà.
Semplicemente secondo me ci sarà un diverso bilanciamento, no? Perché, appunto, perché alcune cose te le ritroverai già in casa in quanto dato per scontato, mentre altre le dovrai costruire. Per quanto riguarda l'analisi di clima, siamo un po' passati anche qui alla customer centricity, che deriva, diciamo, dall'ambiente più marketing, quindi mettere al centro il cliente in tutte le azioni che un'azienda pone nel momento in cui gli propone un servizio, glielo vende al post vendita, al riacquisto e quant'altro. Ecco che anche l'employee experience, quindi quella dei nostri collaboratori, giunge ad avere altrettanta importanza. E non per un tema di bontà o per essere particolarmente affabili e dimostrarsi aziende particolarmente attente, non solo per quello, evidentemente, ma anche perché avere in qualche modo le leve motivazionali legate al senso di appartenenza, legate alla compartecipazione, no? Quando comunque un tuo dipendente sente che l'azienda è anche un po' sua, chiaramente tutto viene incredibilmente più fluido ed incredibilmente più produttivo, no? E anche in questo senso diciamo, le analisi di clima andranno, secondo me, a sondare delle dimensioni che finora erano state un po' più, come dire, delle belle etichette, ma che non avevano poi concretezza e invece l'hanno avuta molto in queste ultime settimane. Ultime settimane caratterizzate da quello che si diceva prima, il macro tema dello smart working, che in alcuni casi era un semplice telelavoro, remote working, poi addirittura è stato ribattezzato hard working, perché anche oggi abbiamo parlato, anche durante tutta la HRTV Week, del diritto alla disconnessione. Perché sembra che a questo punto tutti dobbiamo essere sempre e comunque pronti con il telefono a rispondere. No, va giustamente regolato. So che anche su questo tema l'ottor Caliccia aveva qualche questione da porre alla nostra Silvia. Io ho una mia posizione su questo che è sorta per esigenza proprio con il lockdown, quindi siamo stati costretti a entrare in smart working, alcune aziende non erano preparate e soprattutto essendo costretti tutti si sono ritrovati a lavorare da casa, siamo diventati un po' dei cyberpunk, ormai siamo connessi H24. La cosa interessante è che nel momento in cui dovrà tornare a regime, e quindi alcune professioni potranno continuare ad attivare questo smart work, altre per forza di cose no, bisognerà attrezzarsi per due tipi di sicurezze: una sicurezza sanitaria del lavoratore, che non è scontata affatto, e un'altra che è una sicurezza del dato. Noi ci siamo ritrovati all'interno di questo contesto e quindi ovviamente ci siamo dovuti confrontare con quello che si poteva fare. Ma la sicurezza del dato sarà un aspetto fondamentale. All'interno di questo contesto è chiaro che si stravolgeranno anche i rapporti tra datore di lavoro e risorsa umana. Ad oggi c'è stato, per quanto riguarda il dipendente, un acquisto del tempo, che si chiamano le 8 ore, e all'interno delle 8 ore bisognava processare un lavoro. Ci si è accorti con lo smart working che l'importante diventa anche molto il risultato e l'acquisto del tempo passa un po' in secondo piano. Nel futuro io percepisco questo aspetto e mi volevo confrontare appunto con la dottoressa per capire se la nostra visione è uguale, simile, oppure se ci aspettiamo un po' lo stesso, chiamiamo futuro. Per quanto riguarda il rapporto tra datore di lavoro, tempo e risorsa umana. E non è un caso che nel libro ci sia proprio un capitolo dedicato al tempo, e che parte con lo smart working, quindi su questo è proprio ben definito. Dietro le quinte, questo libro era pronto a Natale. Io ho finito di scriverlo alla vigilia di Natale, quindi era pronto. Doveva uscire a marzo. Dopodiché si è capito che non sarebbe uscito a marzo e, come dire, con Bompiani è partito un piano di avvicinamento, però non avevamo noi, come nessun altro, visibilità su quello che sarebbe poi accaduto, no? Però quello che mi era chiaro era che quel libro e anche quel capitolo nello specifico, che avevo immaginato in un certo modo e che l'editor al tempo mi aveva detto, ma mi sembra un po' fantascientifica, no, questa cosa, e invece poi stava diventando realtà, quindi abbiamo detto riguardiamolo un attimo quel capitolo, perché cose che a Natale erano assolutamente fuori da ogni grazia di Dio,
adesso invece le stavano vivendo milioni di persone, no? Purtroppo ho torto collo, quindi non è smart working quello che abbiamo fatto. Infatti io, come dire, sono molto felice che non lo fosse, perché già così abbiamo visto pregi e difetti e potremmo veramente metterlo a sistema affinché quei pregi venissero ancora più potenziati e quei difetti venissero invece rivisti. Quindi sicuramente concordo con l'autor Felice rispetto al fatto, e mi riaggancio anche alla domanda precedente, che tu non compri più il tempo di nessuno, perché tua azienda intendo. Perché già prima non lo potevi più fare, cioè tutti quelli che ti dicevano no, però io in azienda non metto i social network, se no le persone stanno su Facebook invece che lavorare, magari lo fanno dal loro mobile phone, oppure magari prima giocavano al solitario, o banalmente non è che serva semplicemente un device per non essere motivati, no? Quindi chiaramente tu devi dare un senso al lavoro, cioè, è qui che sta lo sforzo manageriale, spesso facevamo cose senza senso o con un senso relativo, appellandoci soltanto al cartellino. Ovviamente semplifico molto, no? Però non è che una persona banalmente che appunto timbra sempre bene, magari fa lo straordinario, necessariamente abbia un tasso di produttività, di motivazione e di commitment più forte di una persona che invece magari si gestisce il tempo in maniera diversa. Tant'è che appunto non a caso è stato ribattezzato hard working, no? In questo ultimo periodo, nel senso che secondo me abbiamo tutti lavorato infinitamente più di prima. Io ho fatto smart working vero dal 2013 al 2019, quindi insomma l'ho fatto per 6 anni in un contesto internazionale. Poi nel 2020 mi sono trovata a farlo da casa e quello non era smart working. Ma detto questo, siccome so quali sono le potenzialità di uno smart working fatto bene, io credo veramente che sia infinitamente più gratificante per una persona non avere un contrappasso, un contraltare puramente remunerativo legato alla singola ora, ma che invece sia focalizzato sulla performance, sulla condivisione degli obiettivi, sulla capacità di avere dei, come dire, dei momenti di confronto, sulla accountability, ovvero sulla responsabilizzazione del singolo, no? E a cui non venga semplicemente detto toh, fa sta roba qua, ma che sia invece davvero delegato in prima persona. È chiaro che tutto questo richiede un passaggio dal contratto tout court, quindi giuslavoristico tout court, a un contratto che anzitutto è di natura psicologica e qui insomma sì, ci sono moltissimi studi al riguardo, ma dall'altra parte che preveda una nuova alleanza. Infatti non a caso a questo proposito nel libro cito da un lato Luca Solari, professore dell'Università di Milano, che ha molto trattato di questi temi, e dall'altra parte cito Reid Hoffman, che è il fondatore di LinkedIn, quindi sono una persona che di professional business networking qualcosina aveva intuito una quindicina d'anni fa, che dice appunto che serve una nuova intesa tra lavoratore e datore di lavoro, che pensare che sia tu, datore di lavoro, dover dare il permesso a una persona di andarsene è quantomeno fuori tempo massimo, cioè la persona giustamente se ne va. O come dice un mio ex collega, Vince Molinaro, che ha avuto la fortuna di frequentare appunto in tanti anni ed è uno dei massimi esperti di leadership, lui ti dice per la nostra generazione, un signore di una 75ina d'anni, era quasi motivo di vanto essere oppressi, no? Era quasi motivo di vanto avere il capufficio stile Fantozzi ed essere assolutamente piegato alle sue volontà. Adesso abbiamo a che fare con una forza lavoro multigenerazionale che quel tipo di dinamiche non le accetta più. E quindi è banalmente, come dire, autolesionista da parte di un'organizzazione pensare di utilizzare tutte le categorie che sono andate bene, così come sono state formulate finora, perché è sempre andato bene così. Comincia a non andare bene così e si vedeva già pre-Covid. Adesso, come dire, sfruttiamo questa crisi grossa che abbiamo avuto per divergere da quel modello e prendendo le cose più buone. Infatti, proprio tornando ad una citazione proprio dal libro Il futuro del lavoro femmina di Silvia Zanella che possiamo vedere su questo, occorre abbandonare definitivamente la mentalità dove il dipendente è proprietà dell'azienda e quindi deve limitarsi ad accettarne le condizioni o alla peggio andarsene. Bisogna sviluppare, come sempre, anche una nuova cultura del lavoro. E da qui anche tutto il tema che adesso purtroppo per
a proposito di tempo tiranno anche televisivo, non riusciamo a fare sulla questione anche del personal branding, a cui il nostro Giuseppe Galletto ha dedicato un'intera guida, un intero libro, e anche Silvia Zanella parla nei capitoli finali. È importante perché ciascuno, attraverso la propria identità e ciò che vuole fare, porre, il modo di porsi anche nei confronti dell'azienda, oltre che in primis di se stesso, può fare sicuramente la differenza. Ahi noi, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma insomma abbiamo fatto un HR TV Week, seconda edizione, a distanza forse solo di un mese e mezzo, perché c'è tanta voglia di parlare di lavoro e di futuro del lavoro. Quindi a questo punto l'appuntamento può essere a brevissimo, per vedere come queste evoluzioni, anche compatibilmente insomma con l'emergenza Covid-19, ci porteranno a fare degli ulteriori step. Quindi l'invito è ovviamente a Silvia Zanella e a Giuseppe Calita di ritornare a trovarci, e spero fisicamente anche nei nostri studi, così già vorrà dire che la questione del distanziamento fisico si è un po' passata. Io ricordo ai nostri telespettatori la lettura de Il futuro del lavoro è femmina, come lavoreremo domani, edito da Bompiani. E ringrazio appunto nuovamente i nostri ospiti, Silvia Zanella e Giuseppe Caliccia, per essere stato con noi. Grazie a Grazie voi. mille, grazie, a presto. Non mi resta quindi che ringraziare anche tutti i numerosi telespettatori di Le Fonti TV che hanno seguito anche questa seconda maratona, possiamo dire così, di questa seconda edizione delle HR TV Week targata Le Fonti. Non mi resta che lasciarvi a questo punto veramente al weekend, e insomma alla prossima appuntamento di Book Crossing. Grazie per averci seguito.